potrebbe rappresentare un punto di svolta il caso di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso all'età di 20 anni a Sassuolo il 5 dicembre 2020, nonostante numerose segnalazioni e avvistamenti nel corso degli anni, quali si sono rilevati poi privi di fondamento di recente, sono state ricevute varie testimonianze che affermano con sicurezza di aver individuato il giovane a Scampia e in diverse altre zone della città di Napoli. Queste zone includono la stazione centrale Porta Nolana, il Teatro San Carlo, i quartieri spagnoli e via dei Tribunali. Secondo quanto riferito da diversi residenti, Venturelli è stato riconosciuto grazie ai suoi tatuaggi distintivi: una rosa sull'avambraccio sinistro, una data espressa in numeri romani e un quadrifoglio sul polso, oltre a due fasce nere sull'avambraccio destro. Un barista del quartiere ha dichiarato: è stato qui un mese fa in compagnia di una ragazza. Secondo quanto si apprende, la mamma di Alessandro, Roberta Carassi, ora si è recata a Napoli, supportata dall'associazione Il Coraggio Onlus, la cui presidente Marinella Maioli ha dichiarato di essere presente personalmente e di aver mosso il più possibile numero di persone. Abbiamo iniziato a cercare nel centro sociale più grosso di Scampia, ha spiegato, e anche lì Alessandro è stato riconosciuto. Hanno detto che non più di un mese fa era entrato al bar con una ragazza, quindi nutriamo grande speranza. Le conferme dei suoi avvistamenti sono arrivate da più parti. Quando ho mostrato la foto di Alessandro, lo hanno riconosciuto subito il suo taglio degli occhi e il tatuaggio con i numeri romani, descrivendo anche il quadrifoglio che ha nel polso, ha aggiunto la madre Roberta, lanciando infine un appello per chiedere di fotografare Alessandro nel caso di avvistamento e di segnalare immediatamente la sua presenza, senza far passare tempo prezioso.